La mia opera vuole essere un racconto collettivo della comunità di Peglio. Ho deciso di realizzare un murale con la collaborazione dei bambini della scuola elementare Fratesi, qua del paese, e perché volevo con questa opera tirare fuori un po' un'essenza profonda e poetica di che cosa voglia dire vivere, abitare e anche passare in questo luogo. Da questa idea ho pensato quindi di fare dei laboratori con i bambini, quindi avevo bisogno di interfacciarmi con loro e occupandomi di illustrazione ho pensato di fornirgli alcuni materiali e anche diciamo tecniche che sono tipiche dell'illustrazione per creare delle piccole opere d'arte sul foglio. Quindi siamo andati a lavorare con delle forme che sono queste, e, fatte con una gomma, e queste forme le ho rintracciate dai primi sopralluoghi che ho fatto venendo qui a Peglio. Ho rintracciato infatti, per così dire, un po' una geografia o comunque una catalogazione degli elementi caratteristici secondo me che ci sono qui, quindi le colline, gli scorci, i giardini, i fiori, quindi tutti elementi che si collegano alla natura e alla specificità di questo luogo. A partire da queste forme ho chiesto loro di raccontarmi un po' che cosa accade qui e ognuno di loro ha elaborato un proprio, per così dire, disegno, anche se appunto non hanno utilizzato pennarelli, pennelli o matite, ma hanno proprio lasciato queste tracce attraverso queste gomme imprimendo insomma le loro visioni. E da qui sono venuti fuori tanti, tanti racconti, tanti pensieri che ho pensato durante la mia settimana di residenza in questo luogo di provare a mettere assieme per realizzare appunto il murales. Ho scelto Peglio perché questo luogo ha qualcosa che mi affascina proprio a livello cioè di emozioni o comunque anche di qualcosa che mi immagino qui quando arrivo fin quassù. È un posto dove alla fine regna un po' il silenzio, che a volte è quello di cui magari abbiamo un po' bisogno per riossigenarci. Quindi questa quiete che si respira qui o comunque anche tutta la natura che circonda il piccolo paese, ma appunto che si estende da qui fino insomma alla vallata, e il fatto che puoi vedere anche vari punti molto lontani, però qui ti sembra proprio che cioè, siano vicini a te. Quindi direi questa forte suggestione paesaggistica e naturale, e poi anche per questa insomma vita di paese che ho sempre sentito raccontata anche nei racconti magari in famiglia. E io sono nata e cresciuta in campagna dove sostanzialmente ho avuto la natura, ma ero alquanto isolata, quindi non so, l'idea della comunità dove insomma la vita si vive assieme e anche conoscendosi e anche banalmente uscendo di casa, facendo due passi, essendo a casa del miglior amico o di una familiare, e questa cosa non so, mi suggeriva un racconto importante. L'esperienza della residenza la definirei molto molto vera, molto reale, perché si può dire che gran parte del lavoro poi esecutivo è stato svolto proprio in residenza. Ho pensato e progettato in precedenza senza sapere poi effettivamente come sarebbe andata la scommessa di questo progetto, quindi vivere qua in quella settimana ha comportato innanzitutto mettersi alla prova con una parete che era un pochettino complessa nella sua proprio consistenza, e con il tempo, quindi per questo dico vera, perché ci sono stati cioè, dei passaggi che hanno implicato veramente vedere come sarebbe andata la giornata. E poi per il resto
penso di essermi concentrata e di aver veramente vissuto dentro questo progetto, quindi poi anche quando ero lì alla parete ho cercato insomma di lasciarmi andare e sono entrata in quella bolla che appunto è stata la residenza stessa, quindi l'opportunità di stare per una settimana in un luogo, di pensare solamente a eseguire o comunque a dedicare il proprio tempo e le proprie giornate ad un'opera e niente, questo è stato un'esperienza sicuramente molto molto ricca che verrà rielaborata nel tempo.